Minuto di silenzio. In campo i Black Devils sono apparsi davvero appannati. Non hanno mai trovato il modo di contrastare la serata fatta di concentrazione e qualità impostata da Giannelli e scatenata da Lanza e Vettori. 25-22, 26-24, 25-23 i parziali del 3-0 finale in favore della Dietek. L'appannamento di Atanasievic è stato il simbolo della serata storta. Servirà quindi il quinto capitolo, come un anno fa, per definire la finalista al termine di questa combattutissima serie. Stavolta però si gioca a Perugia. Gli abbiamo regalato una quantità enorme di errori. Adesso il primo set erano 11 errori, il secondo erano 12, quindi penso che li abbiamo molto molto agevolati. Poi il primo set le percentuali in attacco erano migliori delle nostre, il secondo anche, e nonostante questo abbiamo perso, ma perdiamo perché facciamo delle ingenuità molto grandi, regaliamo delle cose che non dobbiamo regalare e soprattutto oggi non abbiamo affrontato la partita in un modo di approccio mentale corretto. Abbiamo fatto la trasferta di Novosibirsk e questo lo voglio chiarire subito, per noi non deve essere un alibi, nel senso che quella dovevamo farla perché ci è arrivato quel sorteggio lì, però se siamo stanchi fisicamente non possiamo permettercelo di essere mentalmente, e oggi penso che abbiamo fatto molta molta fatica a entrare in tutti i tre set all'inizio dal punto di vista motivazionale, dal punto di vista dell'attenzione, dal punto di vista di fare anche quello che avevamo detto, e è chiaro che a Trento non regali niente. Adesso mercoledì o giovedì, adesso non so quando è gara 5, giochiamo in casa, non è che dobbiamo pensare che perché giochiamo in casa vinciamo, assolutamente, noi dovremo vincere perché dobbiamo giocare meglio di questa sera. Si gioca giovedì sera, quindi...